Tovaglioli, buonasera e bentornati sul canale del Club della Tovaglia per una nuova puntata del... Divertiamoci con le tovaglie, io sono sempre Lisa. Io sono sempre quasi Annie. Insieme siamo il Club della Tovaglia. Divertiamoci tantissimo al buio con le tovaglie. No, non è così buio. Oggi siamo qua per presentarvi un gioco di... Probabilmente troverete da domani, oggi è il 16 di maggio. Se vedrete questo video più avanti, lo troverete più avanti. Insomma, domani esce in tutti i negozi Lost Explorers. Lost Explorers. Diamo subito le specifiche del gioco, che è un gioco da 2-4 giocatori, della durata di circa 40 minuti, per un pubblico che abbia compiuto almeno 10 anni, ed è edito in Italia, distribuito in Italia, dalla Gate on Games. Un gioco della Lugnaute. Lugnaute, che è sempre così carina di metterci tutti i like e tutte le cose carine su Instagram. Grazie Lugnaute. Vi parliamo di questa scatola che vi faremo magari vedere un attimino. Gliela facciamo vedere adesso? Sì, facciamola vedere. La volete vedere? La volete proprio vedere? Volete vedere quanto è figa? No, io ve lo dico, eh. Allora, guardate bene. Ma perché siamo così buie? Ma no, si vede, il gioco si vede, chi se ne frega di noi? Allora, guardate. È un buco nero, siamo in carga. È magnetica. Quindi si apre così, scende, scivola via il regolamento, è tutto nella norma. È tutto nella norma. Allora, dentro, la scatola e quindi anche la plancia è questa. È questa. Cioè voi giocate qua, con questo tracciato qua, e i gettoni inseriti qua e la mappa. È la mappa delle meraviglie fantastiche che voi dovrete andare ad esplorare nella vostra missione. Inoltre avete il regolamentino qui, tutto carino, e dopo ovviamente vi diremo a che cosa servono questi. Figata di questi, questi QR code che si trovano sul fondo del regolamento. Penso che solo per questa cosa il gioco gli vale tutti i soldi. Il gioco comprende anche una bellissima griglia che serve anche per tenere ferma la scatola in verticale. Sì, noi la teniamo in verticale. Elisa ci insegna in verticale. Facciamo vedere giusto due cosine visto che ci siamo. Queste servono per la fine della partita. Abbiamo questi bellissimi gettononi. I mipolini e quelli che io chiamo delle spadine, ma mi si viene detto che in realtà sono la stilizzazione degli esploratori. Io le chiamo le spade, ve le faremo vedere in separata sede. Grossa pecca del gioco, non c'è il verde. Mi tocca usare il bianco e invece Elisa è contenta perché c'è il nero. Ad ogni modo, questa è la scatolina. Cosa stai facendo? Stavo già sistemando. Mamma mia, stress sei. Questa è la scatolina che si richiude, come vedete, in tantissimo tempo. In realtà io consiglio di mettere il regolamento sotto, se tenete il gioco in verticale, così. L'ha appena scoperto. No! Scema! E che così non cade tutto. Comunque, se voi lo mettete così, non cade nulla. Benissimo, questo è Lost Explorers. Vi abbiamo fatto un fast unboxing del gioco. Ve lo faccio vedere anche qua. Devo dirlo tra pochissimo per il tutorial. Adesso passiamo. Sì, vai, dillo, metti via. A tra pochissimo con il tutorial. Senza spingere a rifallo. A tra pochissimo con il tutorial. Le medicine le ha prese. Arriviamo subito. Pronti a farvi vedere come si gioca a Lost Explorers. Esatto. Se giocate in due giocatori dovete posizionare in alcuni luoghi indicati sulla mappa, riconoscibili dal gettone, come vedete. Questi segnalini qua che rappresentano i luoghi autorizzati. Vedremo poi a cosa servono. Se giocate in due, come dicevo, vanno messi tutti e quattro. Altrimenti ne pescate casualmente tre se giocate in tre, oppure solo due se giocate in quattro. E vanno posizionati nei rispettivi luoghi. Quindi avete anche posizionato qua i vostri due capi spedizione nei tracciati. Quindi che secondo me sono delle spadine. Sì, perché guardate perché dice che sembrano delle spadine, perché se li estraete, ma questo è fatto per infilarli qua dentro. Sono delle spade! Questi Gate on Games sono delle spade. Questi rappresentano i due tracciati principali che ci faranno ricevere gli indizi determinanti per trovare l'entrata del mondo perduto. Quindi abbiamo il tracciato verde-rosso e il tracciato giallo-verde.
No, verde, 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 azzurro, blu e rosso, poi scegliere la daltonica, è rosso e giallo. Iniziate con tre esploratori, uno rimane qua vicino alla mappa o dove cavolo volete, e c'è proprio scritto così nel regolamento dove cavolo volete, perché potrà essere preso nel momento in cui, se lo vedete, spero che Lenny riesca a farvelo vedere, nel caso in cui i vostri due esploratori, capi spedizioni, raggiungano o sorpassino entrambi questa casella qua, questa non è una casella, la numero 4, insomma, quando prendete il quarto esploratore, altrimenti punta, cosa fai, non riesci a parlare, iniziate con tre esploratori, c'è gli altri tre esploratori, i miei tre esploratori purtroppo bianchi perché non c'è il verde, poi prendete i gettoni di partenza che sono hanno questa rotella qua, l'ingranaggio col bordo scuro, anche se Lenny continua a non capire quale sia la differenza, fidatevi, c'è. Io non la vedo. Comunque, allora, la differenza è questa. Sì, c'è scritto anche qua. Ok, ma io ho dei problemi. Dai, da, di, c'è di differenza. Stai ferma, ci penso io alla telecamera. Ok, ci sono due differenze. Io non le vedo, non riconosco i colori, quindi, ok. Vabbè, comunque, prendete quattro gettoni principali di colore giallo, blu, verde, rosso. Poi, a partire dal primo giocatore, che in questo caso faccio, che sono io, dovete scegliere uno di questi e girarlo in modo da iniziare la vostra prima missione. I gettoni hanno da un lato un veicolo che è associato al colore, quindi può essere la nave piuttosto che la macchina, piuttosto che il treno, lo zeppelin. Uh-huh. Mentre dal retro, che rimarrà sempre nascosto nei gettoni qua come vedete ci sono i fili di gettoni, nel retro ci sono le missioni, quelle che poi vi fanno andare avanti il vostro mino. Lo scopo del gioco qual è? È riuscire a raccogliere quattro indizi che, quando verranno rivelati, formeranno una cifra. Infatti dovrete sommare il valore di tutti i quattro indizi e verrà fuori un numero, poi vi faremo vedere, ma dovrete arrivare fino alla fine del video per farvelo vedere che cosa fanno questi indizi. Noi vi faremo vedere adesso in due turni, giusto per farvi capire come funziona. Poi ovviamente faremo finta di aver raccolto quattro indizi. In questo gioco l'importante è iniziare. Dopo vedrete che filerà tutto molto liscio. Quindi se voi ci seguite attentamente durante le nostre prime mosse, sapete già giocarci. Dunque, il primo giocatore, in questo caso io, può muovere solo un esploratore. Quindi l'esploratore può essere sempre mosso o qua o in uno dei luoghi, se avete tutti i veicoli necessari per la missione. Per esempio, guardate un po', allora qua io, per andare a visitare questo posto qua, non necessito di nulla perché c'è già il luogo autorizzato, quindi non ci devo mettere l'esploratore. Invece, per andare in Cina mi serve un treno, che ce l'ho, un altro treno e un altro gettone verde, che è il dirigibile. Quindi che cosa faccio? Mi servono gettoni. Come si prendono? Se li piazzate i vostri esploratori qua o qua, sceglierete il gettone del colore che spunta, che è più fuori, il primo. Insomma, il primo. Ecco, in questo caso a me serve un verde e un rosso. Oh, c'ho un verde qua. Potete prendere solo il primo con un esploratore. Se ne avessi messi due, avrei potuto prendere il secondo, non tutti e due, solo il secondo. Se ne avessi messi tre, avrei preso il terzo gettone e via dicendo. Quindi così non si fa. Quindi io ho preso questo qua e finisce il mio turno. L'esploratore messo qua nella raccolta gettoni, che sarebbe poi l'esploratore che fisicamente va a rimediarvi i mezzi per muovervi, torna a casa. Allora, io devo scegliere uno dei gettoni, quindi la mia missione, e poi gli altri tre ovviamente non li potrò utilizzare solo come mezzi di due trasporto. Ne puoi usare perché sei il secondo giocatore. I due esploratori? Sì. I gettoni. Come gettone scelgo di andare a vedere qua. Eccolo qui, guardate. Io devo andare ad esplorare questi due luoghi. Dunque, uno, siamo a Mosca, che mi va di lusso perché c'è già il luogo autorizzato, quindi posso svolgere l'azione. E poi vado dagli indiani d'America, eccoli qua, che necessitano di due gettoni azzurri e un gettone rosso per poter essere esplorato. Guardate, la particolarità di questo gioco è che tutte le strade partono da Venezia, indicata qua, e anche da qua si vede che servono due navi, vedete? C'è il tracciato blu, che rappresenta la prima nave, la seconda nave, e infine il treno, esatto, che serve da portarsi. Cioè, esatto, è un dock abbastanza logico. Quindi io devo adoperarmi per cercare questi mezzi.
E non ho nulla, perché sono soltanto... Sei giusto una nave. Benissimo, allora io vado... Può usare solo due esploratori, perché il primo turno funziona così. Il primo giocatore ne usa uno, il secondo giocatore ne usa due, il terzo e il quarto possono usarli tutti. Altrimenti dopo, quando tocca a me, io potrò usarli come lei, tutti i nostri esploratori. Allora, io qui a disposizione per andare, visto che Mosca è già fatta, per andare in America ho soltanto un azzurro. Mi servirebbe un rosso e un altro azzurro. E quindi che cosa faccio? Come vi ha detto Elisa, in base al numero di esploratori che usate potete prendere il gettone corrispondente. Quindi io ne uso due, mi posiziono qui per prendere in uno il secondo, che è proprio il rosso, questo qua, e me lo metto qui, che mi servirà nella mia prossima azione. Vi dico anche questa ritiro cosa, ritiro i miei esploratori. Una volta che voi prendete un gettone da una di queste riserve, siete obbligate a dichiarare subito se girarlo dal lato veicolo o lato missione. Voi potete anche decidere di fare tre missioni contemporaneamente, se volete, perché magari ce n'è una particolarmente ostica, non avete quel tipo di gettoni, però lo dovete fare appena prendete il gettone, dovete subito dire se sarà una missione o un veicolo. Bene, vado con tutti i miei tre esploratori, vediamo se riesco a fare il viaggio. Non riesco a fare il viaggio, quindi spero che riesci a farlo tu. Aspetta, vado a prendere intanto un verde qua. Se riesci a togliermi qualcosa, magari sì. Ho dovuto prendere il verde. Quindi ho preso il verde e vedete, il mio turno è già finito. No, in realtà no. Perché ho già preso tutto quello che... Esatto, il gioco ha un motore che cresce, quindi all'inizio non si riuscirà subito a fare qualcosa. Dovete procurarvi i mezzi per viaggiare. Dovete crearvi il vostro motore di gioco, quindi ovviamente dovete cominciare a comprare i mezzi per poter fare il viaggio. Cioè è una cosa comunque abbastanza logica. Di conseguenza i primi 2-3 turni serviranno proprio a recuperare i gettoni necessari per partire, a meno che non siate così fortunati da vedere da avere già qualcosa di sbloccato. Infatti io andrò ad utilizzare tutti e tre i miei gettoni, parlo ovunque, per andare a recuperare un altro azzurro che si trova al terzo posto proprio qui, che mi servirà nel turno successivo ad andare in America. Quindi li uso tutti e tre, prendo il terzo gettone, eccolo qua, dichiaro che mi serve come mezzo, finisco il mio turno, recupero gli esploratori e tocca di nuovo a lei. Vedete, molto velocemente, visto che mi serve un rosso e qua non c'è tra i primi tre, faccio così mi sono presa anch'io il mio rosso e riuscirò anch'io finalmente a muovermi. Tacchete. Benissimo, allora andiamo a vedere concretamente come si viaggia in questo gioco. Quindi io ho la possibilità di andare a visitare questi due luoghi. Il primo luogo, che quindi sono a Mosca, è già territorio esplorato, quindi non devo spedire io nessuno, è già esplorato così, però posso andare anche in America. Di conseguenza prendo il mio esploratore, questo, e decido di andare subito lì, quindi lo posiziono in questo punto della mappa. Dichiaro di avere tutti i gettoni necessari per partire, quindi due azzurri e un rosso, e che cosa si fa a questo punto? Si deve rinunciare ad uno dei gettoni, è come se noi avessimo speso uno dei nostri, o venduto uno dei nostri veicoli per arrivarci. Decido di togliermi una delle navi, quindi la nave finisce qui e non verrà mai più utilizzata, questi due però in realtà mi restano. In realtà, vabbè. Ok, quindi io ho fatto questo. Usi agli altri due esploratori, perché quella è l'ultima fase. Uso gli altri due esploratori per andare a recuperare. Vediamo un po'. Sapete che cosa faccio? Prendo questo e prendo un'altra missione. Quindi questo, scusate, l'ho fatta. Prendo un'altra missione. Eccola qua. La mia missione consiste in tre luoghi di colore del gettone giallo e adesso poi mi andrò a vedere che cosa mi serve. Ma siccome ne ho un altro, vado a prendere proprio un giallo qui. E passo. Ok, non passa al turno. La seconda fase del turno di un giocatore è quella di verificare se uno ha completato una missione. Che era questa che l'hai messo via. L'avevo già messo via, va bene. Ok, perché adesso avanzi lì. Esatto, allora io ho completato una missione da due luoghi, quindi uno e due, però un luogo era già stato esplorato, quindi in realtà la mia missione l'ha fatta soltanto uno dei miei esploratori. Il gettone è quello rosso, quindi io vado avanti di uno, perché ho solo un esploratore, nel tracciato rosso. Maestra, va bene? Sì, sì. Poi, essendo che
sono pari. Sì, nel senso che da dove è partita era pari o inferiore in alcuni casi all'altro capospedizione, che cosa fa? Può prendere un gettone negli scarti. Adesso lei c'ha solo quello da prendere, quindi io ridevo prima perché ho detto non la riprenderà mai più, e invece la nave se l'è ripresa subito. Me la riprendo, vabbè, ma questi sono dettagli. Questa invece l'ho fatta. Va negli scarti. E va qua, autografiato. Va bene, va bene. Ho fatto le mie azioni, attenzione, io posso ritirare solo questi due, perché l'altro è in America. No, lo devi ritirare perché hai fatto la spedizione. Ah beh, sì, è vero. Quando fai la spedizione bisogna ritirare almeno un esploratore. Sì, sì, va bene. Quindi te ne avevi uno, ritiri quello. Va bene. Te l'ho detto che all'inizio ci si perde, ma poi fila, fidatevi. Sì. Adesso anch'io faccio la mia missione. Quindi mando subito in Cina un esploratore, questo scarto questo, con gli altri due anch'io mi vado a procurare subito un'altra missione, quindi vado qua e mi prendo questa, e con l'altro esploratore, visto che questo è là, mi manca un giallo, vado a prendere un altro giallo, ecco qua, quindi verifico di aver fatto la missione, eccola qua, anch'io avevo un luogo autorizzato e uno che ho appena sbloccato, quindi vado avanti di uno nel tracciato verde, siccome ero pari all'altro mio esploratore o in alcuni casi più indietro, prendo uno di questi due e prendo, non c'è niente in realtà che mi serve, però prendo questo. Ok, questa la scarto, e il mio esploratore, quando avete più di un esploratore piazzati, e dovete ritirare solo uno, obbligatoriamente. Comunque io li ritiro. Sì. Adesso ci fermiamo un secondo, torniamo subito. Dunque, tocca a me e io ho questa missione da andare a risolvere. Quindi devo andare a visitare tre luoghi che si trovano in Egitto, in Sudafrica e quando la troverò in Australia, Nuova Zelanda, Australia mi sa. La figuraccia. Ad ogni modo, mi serve veramente un sacco di roba qua. Allora, vado come prima cosa a prendere un gettone qui verde che mi serve. Poi vado a prendere, non è che mi serva anche quello, prendo qua un azzurro. Notare che non poteva, neanche volendo, metterlo qua perché c'era già un suo esploratore, quindi tu immediatamente devi scegliere quanti esploratori mettere in un'area. Esatto, devi decidere da subito se metterne uno, due o tre dopo, non sarà possibile aggiungere questo e prendere il secondo, bisogna fare subito questo tipo di scelta. Dunque io posso intanto magari cominciare a vedere se riesco a fare qualcosa, e ho a disposizione questi. Questo è verde, perché con i colori non vado molto d'accordo. Sì. Allora, l'ultimo esploratore lo spedisco qui. Dove lo mandi? Lo mando in Australia, qua. Vi faccio vedere che ho, verde sì, a disposizione i tre gettoni necessari per andare in Australia, i due verdi e quello giallo. L'ho spedito e quindi ho consumato un mezzo di trasporto, diciamo così, e rinuncio a questo. Non sì, si è consumato, dai. Si è consumato. Non posso più fare nulla perché non ho esploratori. L'unica cosa che posso fare è ritirare questi due, ma non lui, perché io la missione non l'ho risolta, quindi prendo i miei due. Ecco qua. Ok. Allora, io come prima cosa mando subito in Sudafrica un esploratore, visto che ho i mezzi, quindi devo rinunciare a uno di questi e rinuncio a il blu. Dopodiché devo andare anche in India. Ce l'ho? Sì! Guardate, vedete? A volte come facile. Qua rinuncio al giallo, alla macchina. Che riesce a essere. E con l'ultimo vado a prendere un'altra missione, visto che ormai avrò risolto quella. Allora, vi faccio notare una cosa che voi non lo sapete, ma c'è scritto nel regolamento. Sì, mi fai vedere un po' più qua. Allora, i gettoni, vedete che questo è giallo? Infatti il mezzo principale che sarà richiesto per questo tipo di missione sarà il giallo. Lo devi sempre far vedere più in qua. Sarà il giallo. Quindi io, in base ai miei gettoni, mi converrebbe avere una missione verde o rossa. Quindi vado qua, mi prendo una missione rossa, infatti richiede il treno. Devi sempre farlo vedere lì. Infatti richiede il treno.
Dopodiché ho completato la mia missione, richiedeva esattamente l'India e il Sudafrica. E quindi cosa? Vado avanti di due nel giallo. 1 e 2. E quindi, visto che questo era indietro, prendo uno di questi. E scelgo, visto che mi serve il blu, prendo il blu. Questo si mette via negli scarti e ritiro un esploratore. Che cosa serve tenere gli esploratori? Perché in realtà serve, perché adesso ve lo fa vedere lei. Sì, esatto. Vai. Esatto, e adesso ve lo faccio vedere esattamente io. Allora, vediamo se riesco a risolvere questa missione. No, non l'ho preso lui. In Australia ce l'ho. Poi mi dice fortuna, per non dire qualcos'altro, che in Egitto ci sia già una missione autorizzata, quindi non ho bisogno di posizionare il mio esploratore, ma in Africa c'è questa qui e quindi io bisogna che la scansi. Ma che cosa succede? Capito perché rideva lei prima? Perché succede questo: io mando il mio esploratore a mandare via lui. Via! Ma se mi devi mandare via mi devi dare un mezzo. Esatto. Che cosa succede? Che allora io intanto dichiaro di avere i gettoni necessari per andare in Africa, questi due. Uno di questi, che sono quelli ovviamente a cui io devo rinunciare, che cosa succede? Visto che c'era lei lì e si scansa, devo donarlo alla signorina qui. E le dono qualcosa che non le serve. No, dammi il giallo. Tipo il giallo, eccolo qua. Iacca. Prenditi il tuo sporco. Riusciamo a litigare anche in giochi come questo. Quindi ho risolto questa missione. Con però due esploratori, perché il terzo era già stato autorizzato. Non vuoi prima usare quello? Non l'avevo visto, si mimetizzava con la tovaglia. Sì, uso questo e prendo una nuova missione, ovviamente. Eccola qua. Dicevamo, allora, abbiamo usato tutti gli esploratori e andiamo a vedere se ho risolto la missione. Direi proprio di sì. Ne ho uno qui che non è mio, ma fa lo stesso. E ne ho uno qui, quindi l'ho risolta, con due esploratori. Quindi cosa vuol dire? Che il mio capo spedizione nel colore giallo va avanti di 2 e non è l'ultimo, quindi avanti solo di 2. Crack e crack. Ritiro un esploratore e ritiro... Chi ritiro? Ritiro questo perché, come potete notare, nella nuova missione necessita di un altro esploratore qui. Quindi ce l'ho già e sono a posto. Adesso il gioco continua così. Esatto. Vi facciamo giusto vedere che cosa succede quando... Lo faccio vedere io. Facciamo finta che io abbia risolto un'altra missione, svariate missioni, sei arrivata col mio esploratore qua e con questo che era qua ho fatto due passi, 1 e 2. Ecco, allora, avendo superato il 4, come vedete è un meeple spezzato a metà, vuol dire, esatto, che per recuperare il quarto esploratore entrambi i capi spedizioni devono aver raggiunto, sorpassato la quarta traccia. E quindi ritiri questo. Poi, ogni volta che uno qualsiasi dei vostri capi spedizione raggiunge o supera la casella lente di ingrandimento, prendete uno degli indizi che vi servono a vincere il gioco. Esatto. Adesso Guardate. Andiamo a vedere concretamente. Fa vedere qua. Che dietro cosa c'è? Dietro c'è un numerino. Dunque, vi facciamo vedere perché non possiamo fare una partita completa, no, che è troppo lungo. Cioè, non è lungo il gioco. No, dura 40 minuti. È lungo spiegarvelo. Per far vedere tutto, cosa succede nel caso in cui uno di noi avesse completato tutti e quattro gli indizi? Come potete notare, questi bellissimi indizi si girano a formare un puzzle. Eccolo qua. Facendo la somma di questi numeri, ci sono tutte le possibili combinazioni di somme. Quindi qui abbiamo 10 più 3 sono 13, 17, 19. Che cosa succede? Il vincitore andrà a scansionare il QR code numero 19 e ragazzi, questa è la figata più figata del mondo, scansionando il QR, vedete la luce, il QR code corrispondente dietro il regolamento, voi scoprirete, vi porterà nell'app di Google Maps e andrete a scoprire qual è l'entrata del mondo perduto che voi in questo gioco avete scoperto. Cioè, noi vi possiamo assicurare che non abbiamo i mezzi per farvelo vedere, non no, sappiamo farle queste però cose. Ve lo racconto. L'ultima volta, per esempio, che ho vinto io, c'era questo luogo sperduto nel deserto, era l'entrata di un qualcosa. Quindi tu quando vai poi a scansionare, vai proprio a vedere
ti informi, perché io questo luogo non lo conoscevo, quindi sono andata ad informarmi, non vi faccio spoiler, su come mai questo luogo era fatto così, come mai poteva essere un luogo, cioè un luogo quasi un'entrata del mondo perduto. Insomma, te visiti proprio fisicamente con Google Maps il luogo. Il gioco è culturalmente una figata per quanto ci riguarda, perché va veramente a toccare dei temi che a noi piacciono tantissimo. Ma adesso che vi abbiamo fatto una panoramica su Lost Explorers, andiamo a vedere un attimino le conclusioni, ne parliamo. Arriviamo subito. Ecco qua, dopo una bellissima esplorazione in giro per il mondo, andiamo a vedere un attimo le conclusioni per questo gioco. Speriamo che si sia capito, io mi sono un po' stanca, mi sono un po' incasinata, ma va bene lo stesso. E tanto c'è lei. Beh, e poi ragazzi, il regolamento sono proprio... qua, cioè, lasciate stare l'introduzione e il QR code, sono uno, due, cioè... 4 pagine, per dire. No, il gioco comunque a noi è veramente piaciuto un sacco, e come dicevamo prima va a toccare delle tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, quelle dell'esplorazione, e questa cosa del QR code che permette al giocatore, stanno mangiando le cavie, si sentirà, che permette al giocatore di andare a esplorare fisicamente luoghi sperduti del pianeta, e quindi ad approfondire anche qualcosa a livello culturale, a noi, quando abbiamo visto la prima, siamo completamente impazzite. Il gioco è fondamentalmente destinato a un gioco di peso comunque leggero medio, destinato comunque a un pubblico abbastanza ampio, non è difficile nonostante i miei incasinamenti. Se avete seguito il video fino a qua, sapete già giocarci. Sì, il video, ovviamente non vi possiamo fare una partita completa perché non è nelle nostre intenzioni, quindi speriamo di avervi un pochino incuriosito. Noi personalmente ve lo consigliamo, quindi ovviamente vi lasceremo il nostro link in descrizione. Esatto, cliccando il link in descrizione voi comprerete Lost Explorers e noi guadagneremo un caffè, proprio un caffè, quindi se a voi non cambia nulla, ma a noi sì. Se incoraggia il vostro interesse, compratelo e fateci anche sapere se vi è piaciuto. E magari fateci sapere se avete comprato dal nostro link, così verifichiamo che ci arrivi il caffè. Cioè, infatti, dobbiamo verificare. Noi non ci fidiamo. I materiali sono eccezionali, sono veramente molto... oddio, molto belli. Questa la tagli? No, non la taglio, scusate. È venuto su qualcosa. Siamo nel trash. Tanto già ce lo dicono, e ragazzi, tovaglioli, amici, compagne e meravigliose donne che ci state ancora guardando, noi vi salutiamo, vi ricordiamo di seguirci sui social, su iscrivetevi Facebook, per favore, al nostro canale su Facebook, su Instagram, su TikTok, ma vabbè, giusto perché ve lo devo dire, e la nostra social media manager ci sgriderà per questa cosa, e soprattutto iscrivetevi al canale. Vediamo di arrivare a 400, su, ci siamo. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.